Storie italiane, ore drammatiche. Eleonora Daniele, un morto e due dispersi. Eleonora Daniele e l'alluvione in Emilia-Romagna, purtroppo ci sono dei dispersi. Ore difficili per l'Emilia-Romagna, dove è scattata l'allerta meteo per via del nubifragio che si sta abbattendo dalla scorsa notte in diverse aree. Motivo per il quale la conduttrice di Storie Italiane nel corso della diretta di oggi. Mercoledì 3 maggio 2023, ha aggiornato più volte, tra uno spazio e l'altro, i telespettatori, mandando in onda immagini dei fiumi in piena, uno dei quali è esondato. Per un anno non ha piovuto. Siamo reduci da una grossa crisi relativa alla siccità. E oggi in una sola notte è caduta una quantità di pioggia pari ad un anno. La regione colpita è l'Emilia-Romagna, in particolare la provincia di Ravenna. E, anche crollata una casa e pare vi siano due dispersi, ha detto in seguito il giornalista di Storie Italiane. Mentre la regia ha continuato a mandare in onda, nel frattempo, le immagini della furia dell'acqua che ha devastato un'ampia porzione di territorio. Storie Italiane, gli aggiornamenti dall'inviato. C'è anche una vittima. Un uomo è morto dopo essere stato travolto dal fiume che ha esondato. È stato colpito mentre percorreva l'argine in bicicletta. Ha annunciato inoltre l'inviato di Eleonora Daniele, che ha parlato anche della chiusura delle scuole e della cancellazione dei treni in tutta l'area colpita, vista la drammatica situazione di queste ore. Prima della fine del collegamento telefonico, il giornalista ha dato ai telespettatori ulteriori notizie degli ultimi minuti, parlando di un'auto sommersa dall'acqua e di alcune persone che sono state soccorse con dei canotti perché le loro case sono state circondate dalla piena dei fiumi. Sono al lavoro i vigili del fuoco non solo dell'Emilia-Romagna, ma anche della Toscana e di altre regioni limitrofe, ha poi concluso introcaso ricedendo la linea alla conduttrice, che nei giorni scorsi ha fatto una richiesta d'aiuto.